A dove nasce la musica indie in Italia tra Roma e Milano? Beh, generalmente sì, esistono delle realtà dove comunque sia è possibile andare ad ascoltare le novità, che sono appunto, ma mi viene in mente adesso unicamente lo Spaghetti Unplugged, per dire che comunque sia Davide e i suoi sono stati davvero molto bravi a mantenere questa linea nel tempo e sta anche evolvendo. Appunto, prima era una cosa molto romana, adesso sta andando a Milano e anche un po' in giro per l'Italia. E là è possibile andare a vedere un po' qual è lo stato dell'arte. Ma musica indie cioè, non andai a ghettizzare il discorso di musica indie. La musica nasce comunque a casa, nasce in tutte le città, non a Roma e Milano. Roma sicuramente gode di un fattore creativo legata a quello che fu la musica indie e che è stato poi l'Italian pop, e adesso è semplicemente musica, perché sono anche un po' usciti forse il discorso stilistico. Adesso gli stili vanno tra il pop o l'ex indie e l'urban, adesso, no? Sono queste le macro aree dove si investe, perché poi parliamo di investimenti, no? E nasce comunque a casa, nasce online, nasce tra scambi, da collaborazioni. E poi ci stanno dei primi palchi che possono essere appunto questi tipo di Spaghetti Unplugged. Non me ne vengono in mente altri, sinceramente, di questa tipologia. Però sicuramente nasce da scambi in questo momento, da scambi e da ambizioni. Allora, come è cambiato l'approccio televisivo in questi anni rispetto alla musica? La musica è diventata sempre più centrale all'interno di quello che è la richiesta generale. E, nello specifico, negli ultimi 2 anni, comunque ho avuto un ruolo importante su X Factor. Comunque curavo le risorse artistiche, quindi avevo anche avuto la possibilità di lavorare e ho, in qualche modo anche tuttora, soprattutto sul modello dei casting con i concorrenti che si proponevano. E X Factor è una possibilità, non è un discorso, è una, come dire, è un format televisivo che dà una reale possibilità musicale, anche discografica. E l'ho vissuto in questo approccio. Quando fui chiamato alle armi, io non ho, sì, seguivo X Factor, ci mancherebbe, però non ho mai approcciato alla TV, non ho quel linguaggio. E quindi ho visto che la forza era appunto nel dare, in qualche modo spazio e anche in qualche modo appunto creatività al format stesso, da persone tramite persone che non facessero televisione ma facessero in qualche modo musica, con rapporti con la discografica Sony in questo caso e tante altre realtà che comunque gravitano intorno. Quindi là si fa effettivamente musica. È un tritacarne nel senso proprio fisico, perché comunque è una full immersion sia per chi lo produce e anche per gli artisti che ovviamente ne fanno parte. Però è uno specchio reale, succede quello nella musica. E X Factor ti dà la possibilità di accedere a un grande banchetto dove c'hai il primo, il secondo, il contrario. Sai quando vai ai matrimoni, no? E c'hai questo banchetto. È ovvio che se poi non sei strutturato nel mangiare e sei un goloso, un ghiotto, ti butti sui dolci, il risultato è che mangi, mangi veloce, ma poi ti fa male lo stomaco. Invece devi imparare a mangiare, no? Tutto nel migliore dei modi, essendo satollo ma non stando male. Quindi devi essere con una mentalità strutturata e devi essere contemporanea. Non è più quel format dove ti presenti perché sai cantare Giorgia come farebbe Giorgia. Quelle tipo di vocalità non vengono neanche più prese in considerazione. Ci devi stupire, devi venire sì con la tua chitarra o con la tua musica, facendoti sentire cosa scrivi te. Non cosa sai interpretare meglio di altri, o non solo quello, poi gli interpreti esistono. Però la ricerca verte proprio su quel tipo di soggetto là. E devo dire che negli ultimi anni ne sono usciti di situazioni molto interessanti, anche forse rispetto ai primi anni, per quanto il format televisivo era più, come dire, più luminoso, nel senso che comunque sia molto seguito. Però è comunque molto, diciamo, sulla bocca di tutti. Però negli ultimi anni sono usciti gli artisti. Dai Maneskin in poi, ogni anno Maneskin, Anastasio, quest'anno i Sierra, Eugenio Campagna, insomma, tutti i nomi che in qualche modo ne sentiremo parlare, ne abbiamo già sentito parlare. Anastasio a Sanremo, concerti pieni, insomma,
Quindi missione compiuta da un certo punto di vista. Mantenere è una missione. Ma la caratteristica, il fil rouge, diciamo, di chi vuole emergere nella musica, questa è un po' la domanda. Beh, comunque devi sempre comunque stupire. Quello è sempre stupire nella contemporaneità. Sicuramente l'Italia è una nazione, è il paese della moda. Questo non vuol dire, cioè, nel senso, nella moda, quindi che segue anche le mode, non è che solo la fa. Quindi a 360 gradi il paese della moda, quindi copia molto da quello che succede fuori. Quindi quando arrivano le tendenze, si cerca ovviamente tramite chi fa il game o chi ovviamente in qualche modo è un artista e quindi produce, di stare un po' a passo con quello che succede fuori. Ma oggi noi sappiamo quali sono un po' dei dettami di ricerca che le discografiche o comunque il mercato in qualche modo richiede. Però devo dire che mi stupisce il fatto che c'è una forte creatività in questo momento. È passato un po' un momento, una primavera che è stata descritta una primavera musicale da 8 anni a questa parte, che è successo di tutto, diciamo, dai cani in poi, insomma, da Contessa in poi tutto il vedrai, è successo di tutto. Quella cosa è un po' passata perché ovviamente è passata di livello ed è successo un po' come nell'economia dei paesi poveri, il terzo mondo, dove ci sta il ricco e ci sta il povero, non c'è la classe media, quindi adesso non c'è una classe media musicale, c'è chi sta emergendo e chi è emerso. Questo si vede anche dai concerti: non c'è più il locale medio, ci sta il palazzetto. Cioè, oggi se non fai il forum sei uno stronzo, cioè, nel senso, non hai riempito il forum è come non hai riempito il Quirinetta, un locale da 600 persone. E c'è questa di cose che spesso vengono stupiti anche gli artisti stessi. C'è, cioè, Marracash che dopo tanti anni non usciva con un disco, è uscito e neanche lui si aspettava di fare 4 forum sold out. Cioè, insomma, ci sta un po' una carambola da una parte, guidata da un velo di certezza dall'altra, però il game esiste. Il fil rouge rimane la creatività, rispondendo alla domanda. È comunque una forte dose creativa, comunque caratterizzata da un carattere, soprattutto fondamentale, da una personalità. Se non c'è la personalità, ci fa il sugo. Il sistema di playlist o comunque dello streaming online si è arrivato a saturazione. Lo è come è comunque la richiesta. Cioè, la richiesta è alta, streamano tutti, cioè, è assurdo pensare. Noi siamo passati dalle varie tipologie d'ascolto, diciamo noi millennials, no? Ti definisco un millennials, questa poi. Nei millennials siamo passati davvero dalla cassetta al CD al mini disc. Non so se vi ricordate il mini disc, che poi è morto dopo 2 mesi. No, è rinato, è rinato. CD, poi i primi download e poi lo streaming. Lo streaming sicuramente da una parte è stato forte nel momento in cui era proprio, vinceva la richiesta del fruitore. Cioè, io voglio sentire quella cosa e quindi vado in streaming, cioè vado su Spotify o sui vari sistemi e me la stream, me l'ascolto perché io voglio quella cosa. Quindi ha dettato il cambiamento del mercato musicale, che non è più io ti faccio ascoltare quella cosa perché tu devi ascoltare quella cosa, quindi quello che ti faccio ascoltare è quello che va. È cambiato perché io voglio ascoltare quella cosa e tu, radio o comunque mezzo di comunicazione, devi fare in modo che, cioè, devi fare i conti con quello che in realtà sta facendo milioni di streaming e tu stai passando cose che non fanno uno streaming. Quindi è cambiato proprio quel mercato, quel giro di mercato. E ovviamente arriva poi una saturazione, ma come arriva ovviamente poi in tutte le varie fasi. Però sì, ovviamente, sai, cambia anche un po' la percezione del fatto che, secondo me, oggi un artista, a meno che non sia un artista abbastanza, cioè, che abbia un concetto di fondo abbastanza forte, secondo me non ci deve essere l'ambizione all'uscire con un disco. Cioè, il disco secondo me non è più necessario, perché anche la modalità di ascolto e di fruizione è cambiata. Ci stanno artisti, vedi, insomma, diversi, senza fare nomi, che comunque stanno uscendo solo con release o singoli. Non è detto che facciano un disco. E questa cosa, questa nuova versione la trovo abbastanza interessante. È una playlist, può essere che diventi tutta una playlist effettivamente. Se si sta abbassando il livello musicale generale,
sia sui dischi che dal live, dal punto di vista del live. E questa è una domanda, è una questione più che altro molto articolata. La qualità si è abbassata oggettivamente. Lo stream fa in modo che non ci sia più quella qualità che noi millennials eravamo abituati a sentire sui vinili, sui dischi, sui compact disc. E quindi lo stream effettivamente ha fatto in modo che, insomma, ci fosse una fruizione molto più veloce e molto più dinamica, ma con un occhio, diciamo, meno, cioè lo senti oggi, vedi i ragazzetti in giro che è come in India, cioè che stanno col telefono così, cioè neanche si mettono la cuffia spesso e volentieri. E, fa aggregazione questa cosa, quindi cambia anche quel sistema là, è più aggregativo. La parola è fondamentale, è diventata fondamentale sia nei rapper, nella scena urban, tanto quanto negli autori, cantatori e via diverse, ma lo è sempre stato per i cantatori. E, da quando però ovviamente hanno cominciato a prendere spazio i produttori, che i produttori oggi sono all'estero da tanto tempo, ma oggi danno proprio i nomi ai dischi stessi o comunque alle release, mi sento di dire che la produzione qualitativa non è poi messa così tanto da parte, poi dipende sempre che obiettivo ha quella produzione. Se è una produzione per un pezzone estivo, ovviamente può avere, diciamo, una sua linea produttiva, mentre, insomma, come dire, il fatto che i produttori stiano cominciando a mettere la faccia, facciano i propri dischi e anche i propri concerti, questo sta facendo in modo che la produzione sia diventata una cosa, il suono, il sound sia diventata una cosa abbastanza determinante. Vero, cioè, nel senso, il successo di molti, soprattutto ecco, in quella sfera, chiamiamola indie, in qualche modo. E rimane molto italica, rimane un game totalmente italico. E però invece poi abbiamo delle eccellenze, e piacciono o non piacciono, ci mancherebbe, però sono eccellenze, o almeno di mercato, che invece fuori cominciano ad avere un successo abbastanza importante, che possono essere lo Sfera Ebbasta di turno, tanto quanto ricordiamo il caso Mammundo, che è un caso sia nazionale perché ha cambiato il game. Lui e l'entourage che c'è dietro, lui è uno degli autori più forti che c'è in Italia in questo momento, per se stesso e per altri. Vediamo con Elodie, con Cremonice, con Mengo, insomma, ha scritto tanti pezzi importanti Mahmood. E il suo team, come Dardust, diciamo il team che c'è dietro, hanno cambiato il game sotto quel punto di vista e sono andati fuori. Ricordiamoci l'Eurovision e il successo che ha avuto con il tour internazionale e di classifica internazionale che ha avuto Mammoet. Però è una musica internazionale, quella è proprio una direzione internazionale. È uno stile contaminato, super nuovo, super figo. Mentre invece le altre cose rimangono nei confini. Guarda, quest'estate lo stiamo definendo, andiamo molto a braccio in questo momento. Comunque sia, sicuramente torneremo su piazza, come facciamo ormai da tanto tempo a Roma. E dopo l'esperienza di Indie Estate, rilanceremo con un altro nome, forse anche un altro posto, ma sempre comunque all'insegna della condivisione, della convivialità e della musica, anche dal vivo, perché no? Quindi a Roma ci faremo sentire. La differenza da un artista di 10 anni fa e un artista di oggi è sicuramente il metodo di fruizione del suo prodotto, quello è chiaro. Quindi oggi abbiamo uno stream, 10 anni fa iniziava a esserci uno stream, forse, adesso neanche mi ricordo, però forse sì, o forse no, c'era forse ancora i CD, però comunque sia, cambiava quel metodo là e anche a seguire tutto il sistema della filiera di mercato, quindi la produzione oggi è un po' più immediata. Sì, sicuramente. Cambia anche la figura dell'artista stesso o anche i propri valori di introiti che ha l'artista stesso. Nel senso che prima forse all'artista bastava appunto fare il suo disco e andare a fare i concerti. Oggi l'artista non deve essere solo questa cosa qua. L'artista deve essere un prodotto comunicativo a tutto tondo. Deve essere appetibile per i brand, deve essere appetibile per le campagne di qualsiasi natura, deve essere appunto un prodotto a 360 gradi, non solo in formula artistica, ma in formula espositiva. Là fai una differenza e dai un'affezione
soprattutto sia da un lato che dall'altro, sia dal lato di pubblico che dal lato di investimenti. Non puoi più solo fare un disco e uscire a fare i concerti. Questo è un mio punto di vista. Leggete Revenues.